Buonasera. A 500 anni dalla scoperta dell'America, Cristoforo Colombo sta per sbarcare a Genova, sua città natale. Che cosa significa questo gioco di parole sul quale si basa il titolo di Monitor di questa sera? Significa che Genova, nell'occasione delle celebrazioni colombiane per il quinto centenario della scoperta dell'America, sta preparando grandi cose, grandi iniziative che dovrebbero dare una svolta alla sua economia e aiutarla a uscire da quella crisi che l'attanaglia da quando sono entrate in crisi le principali attività sulle quali Genova si reggeva e si regge, cioè la cantieristica, cioè l'acciaio, cioè il trasporto marittimo. L'appuntamento con Cristoforo Colombo è per il 1992, cioè tra 6-7 anni, ma non è troppo presto per parlarne perché sono faccende lunghe che vanno preparate con molto anticipo. E vediamo dunque come si sta preparando Genova a questo grande incontro. Genova, una città stretta fra il mare e la montagna. Genova, 700.000 abitanti e molti problemi, non solo quelli comuni a tutte le grandi città, ma anche qualcosa di più e di diverso. Genova, il polo più debole di quello che una volta veniva definito il triangolo industriale. La città ora sta per cambiare pelle. A poco sta uscendo da una crisi lunga e profonda che ha rischiato più volte di metterla KO. Gli appuntamenti che attendono la città all'uscita da questa fase critica, ormai quasi alle spalle, sono determinanti. Sono occasioni da non perdere per il rilancio di Genova. Sono occasioni che potrebbero svanire, non ritornare più e, se non venissero colte, lascerebbero la città in una situazione di crisi irreversibile. Un'aria nuova, una volontà decisa, uno spirito che non si registrava da anni, accompagna Genova e i suoi progetti. Il merito di tutto questo va in gran parte anche a lui, a Cristoforo Colombo. Il figlio più illustre di Genova, l'uomo, il marinaio, il navigatore che ha reso la sua città famosa in tutto il mondo. Oggi, paradossalmente, proprio lui si è ricordato di Genova e la sta aiutando a uscire da questa lunga crisi.